Con i suoi proiettori, secondo me, Dan Bay ci ha visto lungo, soprattutto nel settore dei proiettori portatili. Perché, vedetela così, ci sono proiettori come quelli lì di XGIMI, per esempio, che hanno in sostanza due cose che non li fanno rendere veramente wow da utilizzare. La prima è che, ok, possono essere messi su un treppiedi, però non hanno uno stand, insomma direzionarli è sempre un pochino scomodo e quindi bisogna poi organizzarsi per comprare quantomeno un piccolo treppiedino. La seconda, non hanno la certificazione Netflix e chi compra un proiettore del genere vuole queste due caratteristiche. Sono queste le caratteristiche principali del Dan Bay N2, un proiettore che adesso è in sconto di 140 euro su Amazon, quindi in basso ragazzi se volete comprarlo e altrimenti sti cazzi. Comunque in basso trovate il link per Amazon dove dovete attivare lo sconto. Un proiettore che riesce ad arrivare a 120 pollici, 400 ansi lumen, HD plasma, riesce a decodificare anche i file in 4K, un proiettore che arriva in bundle con uno stand che secondo me è veramente una figata per il pensiero, per l'idea e soprattutto per come è progettato e costruito. Grande 19x13x20 cm, pesante 2,18 kg, il design e i materiali del Dan Bay N2 sono molto distanti dalla media qualitativa dei proiettori cinesi che si trovano in questa fascia di prezzo. Sono meglio secondo me. In tutta sostanza è un parallelepipedo realizzato con un colore grigio molto scuro, molto bello da vedere secondo me, e sia il design che l'aspetto sono, diciamo, in linea con quanto ci ha mostrato il brand negli ultimi anni. Insomma, diciamola tutta, è compatto, ma non è tra i più compatti della sua categoria. È leggero, ma non è tra i più leggeri della sua categoria, soprattutto quando poi si monta con questo stand. Ma è buono, questa è una cosa buona perché quando lo si appoggia rimane fermo e l'immagine proiettata poi non balla. Può essere posizionato su qualsiasi treppiedi, integra poi un altro piccolo stand che gli permette di essere regolato nell'inclinazione, uno stand in plastica che esce proprio dalla scocca del proiettore e come se non bastasse poi si può collegare a questo ottimo stand realizzato in alluminio molto resistente che gli permetterà di essere posizionato, di modificare quindi l'inclinazione della proiezione e queste dimensioni non solo dipendono dal fatto che ha un ottimo sistema di dissipazione che alla fine ha una rumorosità inferiore ai 25 decibel, ma soprattutto per la grande ottica messa frontalmente e poi c'è anche due speaker da 6 watt dei quali vi parlo a brevissimo. Posteriormente ci sono tutti i collegamenti e qui c'è stata un'altra idea molto intelligente perché quasi tutti i proiettori della sua categoria hanno gli ingressi superiormente e questo dà fastidio perché c'è il cavo ballerino quando insomma è fastidioso. Dan Bay invece l'ha messi in basso, quindi è una cosa ancora più comoda. Le porte non sono tantissime, c'è una porta HDMI, ci sono due porte USB 2.0 e c'è l'uscita audio per le cuffie. La buona notizia però è che c'è una porta HDMI compatibile con la tecnologia ARC, quindi tramite l'HDMI si potrà collegare ad un sistema audio insomma un po' migliore delle ottime casse che integra. Secondo me questa è una cosa buona, però il punto è questo, non tutte per esempio le soundbar hanno il pass-through video, quindi secondo me a questo punto, visto che Dan Bay ha voluto integrare l'ARC, doveva integrare anche un'altra porta HDMI in modo tale da averne sempre una disponibile. Comunque, detto questo, è un proiettore che si vede realizzato molto bene, molto solido e anche esteticamente molto piacevole ed è così anche il telecomando. Le plastiche sono un pochino leggere, però è un telecomando che semplifica la gestione proprio del sistema operativo, è un telecomando che integra anche tutti i tasti di accesso rapido alle piattaforme più di streaming più utilizzate ed è un telecomando che nel tempo Dan Bay sta un pochino migliorando perché non so se ricordate i vecchi modelli, lì veramente stavamo parlando di plastica molto leggera, qui è leggero il telecomando, arriva con le batterie in confezione, questo è un altro particolare da non sottovalutare e devo dire che fa tutto quello che dovrebbe fare. Per comprendere le sue caratteristiche tecniche secondo me bisogna paragonarle un po' a quello dell'XGIMI Mogo Pro Plus, prendiamo lui come punto di riferimento. Ora, tutti e due i modelli proiettano un'immagine generata da un sistema DLP laser che ha una risoluzione Full HD che può decodificare comunque file in 4K e che è certificato per 30.000 ore di utilizzo. Ciò che cambia radicalmente sono la luminosità e la diagonale dell'immagine, perché sì ragazzi, l'XGIMI ha una luminosità
luminosità di 300 ansi lumen e può proiettare fino a 100 pollici. Lui invece, e costa anche meno dell'X-Gimi, può proiettare fino a 120 pollici con una luminosità di 400 ansi lumen. Non è una luminosità eccessiva, questo è vero, non è una luminosità paragonabile a modelli più costosi, però è una differenza che tra i due si vede soprattutto quando lo si usa in movimento senza pensare troppo al telo di proiezione o magari senza essere in un ambiente totalmente buio. Il rapporto di contrasto è di 2001 ed è compatibile anche con HDR10 e HLG. Poi, come già detto, il Dangbei N2 integra un ottimo sistema di messa a fuoco laser automatica ed è in grado di regolare in maniera molto precisa anche la correzione trapezoidale, che si può regolare a 6 punti. Integra poi il Wi-Fi 5, il Bluetooth e può essere utilizzato anche come speaker Bluetooth, insomma con la proiezione spenta è utilizzato solo come speaker Bluetooth. E poi devo dire, ha un input lag piuttosto buono, ci si può giocare collegandoci le console, però io vi consiglierei con un prodotto del genere di evitare i giochi in cui è richiesta una pronta risposta, insomma, perché un pochino di input lag c'è, però voglio dire è super giocabile con la stragrande maggioranza dei giochi. Ora, in quanto a qualità video, è un buon prodotto. Sia chiaro, secondo me va sempre utilizzato un telo di proiezione, anche se mi rendo conto che chi acquista un prodotto del genere magari lo vuole utilizzare all'aperto, magari lo vuole utilizzare spostandolo per la casa, e di certo se uno acquista un proiettore portatile non vuole portarsi dietro 2 metri di telo e quindi rendere il tutto meno portatile. Appunto. Vero è però che questi proiettori piccolini compattini non hanno luminosità veramente alte, quindi quando si va a proiettare, non lo so, su una parete, quando si va a proiettare su un lenzuolo, che ne so, che mentre si è all'esterno in campeggio, per dirne una, di certo non si riuscirà a carpire tutte le caratteristiche dell'immagine, perché la luce verrà un pochino offuscata, diciamo così. Detto questo, paragonato al prezzo di vendita e paragonato alla dimensione stessa del proiettore, la qualità dell'immagine è veramente buona. È uno dei proiettori che ha l'immagine più definita della sua categoria, ma soprattutto nella sua fascia di prezzo, perché costa poco con lo sconto su Amazon, ha un buon contrasto, i colori sono molto vividi, non soffre di quel fastidioso problema del layer che si crea sull'immagine quando si va a proiettare e si vede l'immagine da vicino. Insomma, è un proiettore in grado di garantire una buona qualità dell'immagine indipendentemente da cosa andrete a vedere, che voi guardiate dei film o delle serie TV, o che voi ci andiate a giocare, oppure anche che voi trasmettiate il vostro smartphone nel proiettore, perché lui può ricevere in modalità wireless le immagini sia dai dispositivi Android che dai dispositivi Apple. Devo dire che la qualità dell'immagine è veramente molto buona, non è paragonabile top di gamma, questo è chiaro, ma per quanto costa e per quanto è grande va benissimo. Ed è così anche per l'audio, perché integra 2 speaker da 6 watt compatibili con Dolby Audio, 2 speaker da 6 watt che sono più che sufficienti per utilizzare questo proiettore anche all'aperto. Per esempio, il volume è alto, le frequenze sono ben bilanciate. Ovvio, se volete un audio super avvolgente dovete collegarlo ad un sistema esterno, però io mi immagino utilizzate questo proiettore in giardino o utilizzate questo proiettore, non lo so, in campeggio, gli speaker che integra sicuramente riusciranno a garantirvi quantomeno di sentire, perché ho provato altri modelli all'esterno con i quali io veramente non sentivo niente, con lui non ho avuto questo problema, quindi devo dire che sono molto soddisfatto anche dagli speaker, tant'è che tramite un'applicazione che è presente nel sistema operativo voi potrete utilizzare questo proiettore, come vi dicevo, anche come semplice speaker Bluetooth. E arrivando al sistema operativo, l'unico vera pecca, l'unico vero tallone d'Achille di questo prodotto è proprio quello. Negli ultimi tempi Dangbei ha prodotto dei proiettori animati da Android TV. Lui invece no, c'è ancora l'altra versione del sistema operativo ed è un sistema operativo basato su Linux. Adesso, è una cosa che noto io che sono un nerd e che ne ho provati 7000, è una cosa che una persona normale non noterebbe neanche, anche perché integra anche uno store di applicazioni dal quale potete scaricare la stragrande maggioranza delle applicazioni di streaming disponibili attualmente. Ha 8 GB di memoria interna, 1 GB di memoria RAM di tipo DDR3 se ricordo bene, ed è un hardware che riesce a gestire molto bene questo sistema operativo, non ci sono mai rallentamenti o micro lag. Non sarebbe stato così, è vero, se avessero installato il sistema operativo di Google, perché è più pesante, quindi avrebbe richiesto un hardware un pochino più prestante e quindi, ragazzi, il prezzo sarebbe lievitato.
Questo è quanto. Io preferisco sempre avere il Play Store, ma devo dire che il sistema operativo che anima questo proiettore comunque è adatto alla stragrande maggioranza delle persone. State tranquilli. Il prezzo di vendita del Dangbe N2 è di 499 euro su Amazon, ma tramite il link che trovate in basso, come vi dicevo, lo potete acquistare in sconto grazie ad un coupon di 140 euro da applicare direttamente nella pagina del prodotto. Ok, lo so, non è un proiettore top di gamma, certo costa poco. Ok, c'ha una piccola pecca, non integra la batteria, ma va bene così perché in genere le batterie in questi proiettori vi daranno un'ora e mezza di autonomia. Però per come è fatto, cioè per la qualità costruttiva, per la stabilità anche della struttura dello stand che comunque arriva con il bundle e soprattutto per il rapporto prezzo-qualità, devo dire che lui è veramente quasi un best buy. E non è un best buy solo per la questione del sistema operativo, ma qui torniamo al discorso che ho fatto prima. È vero, se avessero installato Google TV, Android TV, insomma chiamatelo come volete, sarebbe stato tutto molto più dinamico, però l'hardware sarebbe dovuto cambiare, quindi sarebbe lievitato il prezzo. Insomma, è una questione di scelte. E questo è quanto, ragazzi. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Se vi va, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Io sono Dario Collin e ci vediamo al prossimo video su Jeez.